il libro che ho scritto, Poesie sparse, è così intitolato perché si tratta di poesie soprattutto civili, ma ci sono anche poesie che riguardano sentimenti, gli stati d'animo, la natura e così via. Sulle poesie civili, qui siamo praticamente su due piani. Da una parte mi riferisco ad eventi già avvenuti, dall'altra parte prevedo anche avvenimenti che potevano succedere e che stanno succedendo in questo momento, come la guerra in Ucraina, e c'è proprio una poesia intitolata Crepuscolo sulla Terra, perché ritengo che se le cose non si sistemino in via diplomatica si potrebbe arrivare anche a una terza guerra mondiale, purtroppo. E poi ci sono altre poesie, anche di questo genere, per esempio intitolate Esodo, dove si parla addirittura di interi popoli, come in questo caso appunto il popolo ucraino che sta uscendo dal proprio paese per portare in salvo bambini, donne, mentre gli uomini rimangono in primo piano a cercare di contenere l'avanzata nemica. E poi ci sono anche altre poesie che riguardano questo virus che sta purtroppo sta dilagando in tutto il mondo senza dimostrare appunto di retrocedere. All'interno ogni sezione del libro è preceduta da una nota grafica, ecco, di un autore, di un artista urbinata, ecco.